Hi everybody, welcome back to my channel. This is a listening exercise. It's going to help you to level up your comprehension of Italian, and it's going to add extra interesting vocabulary to your Italian language journey. It's perfect if you're an intermediate or upper intermediate. It's going to be a little bit challenging if you're an elementary student, but challenging doesn't mean that you cannot listen to this, okay? At first, it's going to be a little bit difficult, but then as you progress, you will see and you will hear that you will understand more and more. Okay, so let's switch to Italian. Ciao a tutti! Oggi vi suggerisco una mini serie super italiana, sia per tema che per luogo di riprese. In queste settimane in Italia è andata in onda una serie TV dal titolo Mameli, il ragazzo che sognò l'Italia. Vi dice niente il nome Mameli? Magari avete già sentito parlare dell'inno di Mameli? Ma che cos'è l'inno di Mameli? Beh, è l'inno ufficiale d'Italia, quello che potete sentire alle premiazioni, quindi durante le Olimpiadi o altri eventi importanti o durante le celebrazioni nazionali del bel paese. Il capito? Ma chi era Mameli? Ecco una breve biografia. Mameli è nato il 5 settembre 1827 a Genova ed è morto il 6 luglio 1849 a Roma. È considerato poeta ed eroe del Risorgimento. È principalmente conosciuto per una sua poesia, scritta nel 1847 dal titolo Fratelli d'Italia, il cui testo è successivamente diventato l'inno di Mameli. Quindi il testo è stato adottato come inno nazionale d'Italia. Goffredo Mameli è considerato come un eroe del Risorgimento italiano perché ha contribuito alla causa dell'indipendenza e della unità nazionale, quindi il suo appoggio è stato fondamentale. La sua figura è celebrata ancora oggi e ricordata in Italia come simbolo di patriottismo e impegno per la libertà e l'unità del paese. La storia di Goffredo Mameli viene raccontata, o almeno una parte, nella serie TV Mameli, il ragazzo che sognò l'Italia. Questa è una serie che Rai 1, l'azienda pubblica del servizio radiotelevisivo italiano, propone sulle proprie piattaforme. Quindi, dove la potete vedere? Potete vederla sulla Rai oppure anche in streaming su Rai Play. Sicuramente trovate alcuni trailer su YouTube. Anzi, vi cerco io il trailer e ve lo metto qui sotto nella descrizione, così che potete vedere un pochino di cosa sto parlando. Questa serie TV è una miniserie perché ha quattro parti, quindi ci sono quattro puntate, quattro episodi. E in questa miniserie Mameli viene raccontato come una rock star, quindi qualcuno che con il suo ardore sapeva far innamorare le masse. In Mameli i giovani dell'epoca vedono un ragazzo con un coraggio, un ragazzo che sa amare e che sa combattere ed è letteralmente pronto a tutto. La miniserie descrive due anni della vita di Mameli, due anni di guerra, di politica, di poesia, di amore, di tradimenti, il tutto intorno agli anni della prima guerra di indipendenza e della difesa della Repubblica Romana. Ovviamente la miniserie parla anche di Goffredo Mameli come un semplice ragazzo, ma un ragazzo con un cuore vivo e forte e una mente lucida rivolta al futuro. Il bello di questa miniserie è che è stata girata in Italia ed è stata girata a Torino, a Genova e a Roma. E quindi guardandola farete un bel giro virtuale nella nostra storica Italia. Vedrete castelli come quello di Aglie e il castello di Strambino e fantastiche dimore come Villa Rignon a Torino.
Il vostro esercizio è di guardare la serie o almeno il trailer e ditemi cosa ne pensate. Scrivete un commento qui sotto oppure andate nel link e fate gli esercizi per migliorare il vostro italiano. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!